preso molto nota. Allora, intanto davvero grazie a tutte e a tutti per aver seguito questa bella, eterogenea e ricca assemblea che ci ha visto ripetere in molti punti molte cose condivisibili. Noi evidentemente partiamo da quello che è stato il nostro appello che avete trovato quando siamo entrati, che è un appello dove risulta evidente che la nostra volontà è quella di contrapporre la giustizia sociale a un modello che oggi si rivela in tutta la sua violenza, avviata prima ma oggi acuita con questo governo e con Salvini e quindi con tutto ciò che ne consegue. Un modello di violenza che colpisce in particolare le donne, migranti e non, come ci hanno ricordato le compagne, non una di meno. Molti, tanti interventi che si sono susseguiti ci dicono che c'è una volontà ampia e diffusa di reagire, ma soprattutto di agire. Vogliamo costruire insieme, vogliamo comunicare con le persone, vogliamo costruire relazioni nuove, rafforzare quelle che già esistono e farne altre. Noi abbiamo costruito una serie di rivendicazioni che non sono ideologiche, non hanno una base meramente ideologica, sono state costruite puntualmente. Qui vorrei ringraziare anche gli avvocati, le persone competenti, le persone che lavorano sul tema dell'accoglienza, che ci hanno aiutato a costruire appunto delle rivendicazioni che sono esattamente a disposizione di tutte e tutti per lavorare insieme o per lavorare in autonomia, per lavorare all'interno della rete o sceglierne anche solo una e portare avanti un pezzo di battaglia. È di sicuro quello che ci aspetta un percorso di lungo periodo e noi dobbiamo imparare a praticarlo con mutualismo, con l'accoglienza diffusa, ripeto, allargando e costruendolo insieme e, come è stato ripetuto, con responsabilità. Con la responsabilità e il rispetto che viene dalle differenze che sono la nostra ricchezza e con la responsabilità che ci assumiamo collettivamente di contrapporci appunto a quel modello che noi rifiutiamo e che non accettiamo. Noi andiamo avanti, questo è, come è stato detto in apertura, un percorso che abbiamo iniziato, abbiamo attraversato la città, vogliamo riattraversarla. È un percorso che vedrà una serie di mobilitazioni lanciate, è stato detto da poco, anche la settimana dal 2 al 9 di febbraio, e per noi passando in questa città da quella che sarà la manifestazione del 16 di febbraio, che è un pezzo di percorso appunto. Noi vogliamo tornare nel quartiere, vogliamo tornare a parlare con quel quartiere. Quando abbiamo fatto la manifestazione del 1 dicembre le persone ci salutavano dal balcone, noi vogliamo che scendano in piazza con noi in questa manifestazione. Vogliamo appunto coinvolgere sempre più persone, vogliamo essere partecipi di una battaglia che sarà sicuramente lunga, ma che, è stato detto più volte, lo ribadiamo, non lascia più nessuno spazio alle ambiguità o a giochetti preelettorali che verranno fatti sulla pelle dei migranti e sulla nostra pelle. Come è stato detto ed è stato ripetuto, e qui vado a chiudere, è tempo di scegliere da che parte stare e, come abbiamo scritto, noi stiamo dalla parte dei diritti. Vi invitiamo a contribuire alla costruzione di questa bella, ricca, colorata manifestazione che faremo il 16 di febbraio e a seguirci e a contribuire a questo lavoro. Mai più lager, no ai CPR.